Bruno Editore presenta Il sito vincente. Come costruire un sito internet affermato e visibile e renderlo uno strumento di business. Di Giorgio Pregnolato. Introduzione. Caro lettore, questo ebook vuole essere una guida chiara, tecnico-pratica, per allargare gli orizzonti del mercato locale e affrontare i principali aspetti di ciò che potrebbe essere il giusto mezzo per creare prospettive nuove e vincenti. Immagina di possedere uno strumento talmente potente da portare a conoscenza dei tuoi servizi migliaia di utenti. Questo è quanto troverai proseguendo nella lettura. Ma voglio avvisarti che il risultato di ciò che otterrai dipenderà esclusivamente da te stesso. Maggiore è l'impegno, migliore sarà il successo. Renderò partecipe il lettore delle mie esperienze personali. Illustrerò alcune tecniche che potranno essere applicate e ampliate per sviluppare una propria idea di business. Proprio così. Questa guida non prevede che il lettore sia un esperto programmatore, bensì una persona curiosa pronta a mettersi in gioco per conformare il proprio punto di vista alle regole del mercato. Ieri, circa 13 anni fa, mi imbattei in un interessantissimo articolo su una rivista di informatica che illustrava la possibilità di avere un proprio sito internet. Ricordo che rimasi folgorato da quell'idea che si fissò nella mia mente in attesa di concretizzarsi. Mi chiedevo se sarei stato in grado di realizzare una serie di pagine che potessero rappresentare i miei interessi personali o professionali, per poter così condividere con altri le mie passioni. Ciò che alimentava ancor di più questo desiderio era la straordinaria capacità di comunicazione che riusciva a offrirmi internet. Voglio essere sincero e confessare che in realtà non capivo perfettamente come questo processo di informazione globale potesse avvenire. Mi chiedevo, come può essere possibile? Carico un file su internet dal mio computer e quest'ultimo può essere accessibile da chiunque in tutto il mondo. Iniziai a paragonare i mezzi di informazione tradizionale con questo nuovo strumento. Pensavo che per esprimere un'idea, un progetto o più semplicemente per condividere un'esperienza avrei dovuto rivolgermi ai giornali o alla radio. Ma quanto sarebbe costata la comunicazione di un concetto aziendale, una pubblicità? Mi accorsi che internet non aveva paragoni. I costi da supportare si prospettavano bassi. Tutto ciò che occorreva era un po' di conoscenza del nuovo strumento per ottenere grandi risultati. In breve tempo pubblicai il mio primo sito internet e attivai la mia nuovissima casella di posta elettronica. Oggi. Forse anche tu, come me, ti sei reso conto che qualcosa sta andando nel verso opposto a quanto speravi. I canali tradizionali di vendita si sono all'improvviso congelati. Niente è più come prima. Il grigio panorama economico ci costringe a cercare nuove soluzioni, a capire quali siano i percorsi giusti da intraprendere, a valutare con molta attenzione quali saranno gli investimenti giusti su cui riporre le nostre speranze. Internet ha segnato e rivoluzionato il mio punto di vista e oggi ho deciso di condividerlo con te. Ricorda che questo non è un metodo per fare soldi, bensì un insieme di strategie che, se applicate a dovere con buona volontà e impegno, apporteranno un grosso beneficio al raggiungimento del tuo obiettivo.